Questo tra le opposizioni, i 5 Stelle, forti dei sondaggi che sembrano premiarli, si preparano alle modifiche nell'organizzazione e nella struttura interna, anche se Grillo oggi precisa che pure per le prossime politiche la selezione dei candidati avverrà tra gli attivisti attraverso la rete. Il servizio di Monica Giandotti. La scelta della rete resta sovrana perché noi quello siamo e di lì partiamo. Si può migliorare sicuramente, visto che siamo cresciuti tantissimo, e valorizzare di più l'affidabilità e le competenze e il lavoro che si fa nei meet-up sulla base. Questo è importante, ma la rete resta sovrana. Quindi le parlamentarie rimangono? Ma sì, rimarrà comunque un sistema di selezione anche, o di verifica della rete. A rimarcare che il metodo di selezione sarà lo stesso del 2013 arriva in giornata un post di Beppe Grillo che sembra correggere il tiro di quanto affermato dallo stesso leader qualche giorno fa a Brescia. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Noi non eravamo pronti nel 2000, quando siamo andati abbiamo preso il 25%, non eravamo pronti. Ve lo dico sinceramente, abbiamo incamerato chiunque dentro. Eppure, nelle ore immediatamente successive a quell'incontro, l'idea che alla Casaleggio Associati si stessero studiando nuovi metodi di selezione dei candidati era predominante. A Milano, in riunione con i suoi, Casaleggio avrebbe ripetuto più volte: siamo una forza di governo, se andassimo al voto ora potremmo vincere. Affermazioni confortate dagli ultimi sondaggi che danno i grillini in ascesa. E allora, nonostante gli aggiustamenti di Grillo, è ragionevole pensare che qualcosa nel movimento si muova per davvero. Non saremo mai un partito, avvertono i parlamentari. Ma non c'è dubbio, dicono, che molte cose possono migliorare, esclusa categoricamente la possibilità di un congresso, come oggi chiede Federico Pizzarotti, storico dissidente. Ci confronteremo con il nostro popolo a Imola nel mega raduno di metà ottobre, data in cui si comincerà a parlare di una squadra di governo, come annuncia Luigi Di Maio. Nell'orizzonte di metà autunno un nuovo piano per i meet-up, ma anche il lavoro a Roma. Sulle unioni civili i 5 Stelle sostengono il disegno di legge Cirinnà, un asse inedito con il partito di maggioranza. Se il testo rimarrà così, assicurano, siamo pronti a votarlo anche in aula. Il Movimento 5 Stelle ha dato la sua disponibilità a votare questo testo così com'è, senza riduzioni, e così noi faremo.